Buongiorno e vi diamo il benvenuto a questo webinar organizzato da ANRA insieme a Deloitte, il nostro partner. Parleremo della gestione delle crisi nel new normal, come l'esperienza del Covid può aiutare a far evolvere il crisis management nelle aziende. E ne parleremo nel panel con Stefano Buschi, che è partner e responsabile Deloitte Central Mediterranean per Cyber Risk e Crisis Management, Alessandro De Felice, presidente ANRA e Chief Risk Officer per Prisma Group, e Francesco Ceccarelli, Head of Security di Enel. Io vi ricordo che siete collegati con l'audio e il video disattivati. Potete inviare le vostre domande e commenti in chat, le passeremo ai relatori. E durante questo webinar lanceremo due sondaggi, li potrete vedere a schermo intero con le varie opzioni di risposta, ovviamente siete invitati a partecipare. Io non mi dilungo oltre, lascio la parola ad Alessandro e vi auguro un buon webinar. Grazie Chiara e buongiorno, buongiorno a tutti e soprattutto buongiorno ai nostri relatori di oggi, Stefano Buschi, Francesco Ceccarelli e Francesco Orlando, che ringrazio anzitutto della disponibilità e del lavoro di preparazione di questo webinar che è molto interessante proprio sugli aspetti di lesson learned e di continuo miglioramento di sistemi a presidio dei rischi e diciamo delle azioni di mitigazione degli effetti di una crisi, quale quella che stiamo vivendo. A diversi, oltretutto, livelli di avanzamento di gestione della crisi, nel senso che in base ai comparti, in base ai paesi, in base alle attività, ci sono diversi gradi di stato, diciamo così, di avanzamento e di gestione della crisi. Su questo Deloitte è sicuramente un grande esperto nel tema è un punto di riferimento a supporto proprio delle aziende nello strutturare appunto i piani di gestione della crisi. Ne avevamo parlato già anche in passato, tra l'altro questo è un argomento che anche in base alla survey che abbiamo fatto sui nostri webinar riscuote parecchio interesse da parte dei nostri soci e associati. Vi ricordate che avevamo fatto anche anzi, più di un webinar sul tema del business continuity, e chiaramente il crisis management è connesso anche al piano di business continuity, a quanto previsto poi, diciamo, dalle normative ISO 22301, e quindi si innesta, diciamo, in un'ulteriore evoluzione di questo tema, che appunto a livello professionale e a livello di cultura professionale è molto importante. Diciamo, una crisi che peraltro ci dà lo spunto perché poi ne discuteremo con i nostri relatori. In realtà lo stato di crisi è, o diciamo uno stato vicino alla crisi, è quasi ormai una normalità, no? Ma non solo per il Covid, per mille altre ragioni. Pensiamo a tutto il tema del cyber risks, pensiamo alla digitalizzazione, pensiamo agli eventi di cambiamento climatico e gli eventi meteorologici estremi e l'intensificazione anche di questi eventi. Pensiamo a tutto il tema della comunicazione, della reputazione aziendale e pensiamo soprattutto al fatto che tutte queste tematiche sono interconnesse fra di loro, cioè possono generare effetti domino, diciamo,
difficilmente individuabili e come dire, a volte non immediatamente percepibili, tant'è che molte aziende non si rendono conto delle criticità che emergono nel momento in cui c'è già da gestire una crisi. Ecco, io lascerei subito la parola a Stefano dopo questa breve introduzione, un po' per entrare subito nel vivo del tema quindi lascia a te Stefano, grazie. Grazie Alessandro, non so se penso mi sentiate bene. Allora, intanto ringrazio Arran per averci invitato oggi a parlare di questo tema che è estremamente rilevante e attuale in questi giorni. Ringrazio Francesco Ciccarelli, Head of Security Enel Group, che oggi sarà con me e Alessandro in questa presentazione a portare insieme ad Alessandro nel suo cappello più di Chief Risk Officer di Prysmian le esperienze che hanno vissuto durante questa crisi. Andrei direttamente sulle prossime pagine. Inizierei diciamo, dando un po' una visione di quella che è il tema crisis management e quelle che sono diciamo, le fasi tipiche di una gestione della crisi, per discutere anche quelle che sono le caratterizzazioni principali di Covid-19 rispetto alle altre crisi che abbiamo vissuto negli anni passati. Questo ovviamente è una crisi che in qualche modo è diversa dalle altre perché non crea indisponibilità degli asset fisici, crea un'indisponibilità più o meno diffusa delle persone, del personale, ma non, come dire, va a ledere gli asset fisici, no? Rispetto, per esempio, a qualche evento o qualche altra tipologia di evento dove l'asset fisico va ricostruito quindi con tempi e con modalità totalmente diverse. Qui abbiamo una crisi che ha un tema di multidisciplinarità. Vi ricorderete quando abbiamo iniziato a febbraio-marzo di quest'anno a prendere così dimestichezza con questo tema, molte società e soprattutto i governi hanno iniziato ad avvalersi di esperti che potessero spiegare, che potessero definire quali fossero i contorni di questa crisi, le modalità di diffusione del virus, come questo virus era in qualche modo gestibile e quindi principalmente competenze farmaceutiche o epidemiologiche che in qualche modo non sono proprie delle organizzazioni di business. È una crisi che ha un coverage globale, abbiamo visto è partita dall'Asia, è arrivata in Europa e si è diffusa poi negli Stati Uniti, quindi è stata una crisi che in qualche modo per chi aveva la possibilità di ragionare su segnali deboli, in qualche modo non ha avuto un momento specifico di partenza in tutte le regioni, ma è stata in qualche modo fasata nelle varie regioni e ha dato modo in qualche caso virtuoso di potersi anche attrezzare. Ha un tema rilevante nella figura dei governi, che ovviamente, come sempre in queste tipologie di eventi, hanno un ruolo in quanto diciamo, responsabili di tutta una serie di azioni sul territorio o meno che riguardino la sicurezza dei civili, ma in questo caso davano anche divieti, DPCM, direttive. Davano un po' i contorni di quello che poi le aziende e le organizzazioni avrebbero potuto fare o non fare. E poi è una crisi che sicuramente ha toccato sia la parte di domanda, sia la parte di offerta all'interno della supply chain e all'interno del mondo economico. Quindi è una crisi che è andata a impattare diversi settori in modo completamente diverso, ma andando a impattare ugualmente, direi, dato che il fattore umano è ugualmente distribuito, sia la parte di domanda, sia la parte di supply. Tipicamente sulla destra vedete quelle che sono le tipiche fasi di una crisi. Ovviamente c'è la fase di preparazione, nella quale tutti noi abbiamo vissuto prima dell'avvio di questa crisi. Abbiamo una prima fase che noi chiamiamo di respond, nella quale dobbiamo gestire la continuità, va gestito quello che è
il momento contingente, vanno capite la situazione, va capito qual è il livello di esposizione dei nostri asset o di impatto sui nostri asset. Vi è una fase di recover nella quale, diciamo, stabilizziamo le operation fondamentali e iniziamo a lavorare sulla ripresa di quelle che sono o miglioramento di quelle che sono le operation che dobbiamo far ripartire o che sono già ripartite, e abbiamo una parte che noi chiamiamo thrive, cioè nella quale le aziende devono imparare dalla crisi, modificare le proprie operation, magari modificare il proprio modo di operare e di agire sui mercati, magari il proprio modello di business, in modo da poi avere un ritorno che sia magari nei casi più virtuosi, maggiore rispetto a prima. Qui vedete qualche linea di colore diverso che vi dà un po' l'idea di quelle che possono essere delle tipiche evoluzioni in un caso teorico di gestione delle crisi. Vedete quello che noi chiamiamo Resilient Recovery Path, cioè quello che è il percorso più virtuoso, quello nel quale le aziende hanno dei piani di continuità testati, quindi hanno sempre, come sempre accade, un minimo, diciamo, di downturn, ma poi si riprendono quando la crisi finisce, avendo fatto buona, come dire, lezione di quello che hanno imparato, diventano e migliorano e magari diventano dei player che sono più grandi di prima perché sopravvissuti e anzi, hanno migliorato le proprie Ecco capacità. Sotto trovate quelli. Stefano, Prego. una domanda. Sicuramente, o meglio, un'osservazione. Sicuramente io penso che la cosa, l'aspetto più difficile del recover è il capire l'orizzonte temporale della crisi, cioè in particolare questa del Covid. Nel senso, siamo un orizzonte oggi, sapere o fare delle valutazioni suffragate, diciamo così, da dati materiali. Se ci troviamo in un orizzonte temporale di 6 mesi, 9 mesi, o addirittura ancora un anno, penso che sia veramente rilevante nello stabilire poi quelle azioni di recover che determineranno poi il thrive. Sì, assolutamente. Il Covid, diciamo, questa crisi ha avuto proprio nell'incertezza e nella lunghezza del periodo in cui ci si aspetta di dover reagire o comunque dover gestire in condizioni, diciamo, subottimali la propria organizzazione, un suo aspetto fondamentale. Ancora oggi non sappiamo bene quanto durerà e quale sarà l'arco temporale. Ancora oggi sappiamo che finché non avremo un vaccino, quindi un rimedio di tipo farmaceutico, noi andremo con un modello un po' più, no? Vi ricorderete all'inizio di questa crisi c'erano tutti gli scenari, la L rovesciata, il dente di sega, ma noi andremo in questo caso siamo molto più vicini a un modello nel quale man mano che ci avviciniamo a una soglia critica di degenze o di criticalità per il paese, per l'organizzazione, il paese in primis e l'organizzazione poi secondariamente agiscono nel contenere, quindi nell'azionare una serie di contromisure. E quindi non abbiamo chiaro, no, quale sia l'orizzonte temporale. Motivo per cui, poi lo vedremo anche nella presentazione, la capacità di costruire scenari, la velocità, l'accuratezza con cui creiamo questi scenari, sono un fattore, importantissimo in questa tipologia di crisi, che in qualche modo è una tipologia di crisi continuativa. Grazie della domanda, Alessandro, e anzi prego tutte le persone che sono oggi nel webinar con noi di non farsi problemi, come dire, utilizzare gli strumenti per porre domande, poi noi ci fermiamo e andiamo attraverso una serie di domande anche per rendere la gestione di questo webinar più interattiva e sicuramente più interessante per voi. Direi andiamo nella pagina successiva vorrei chiedervi, proprio per rendere interattiva questa nostra chiacchierata, vorrei chiedervi nelle vostre organizzazioni in quale delle tre fasi che abbiamo descritto, Respond, Recover and Thrive, pensate di essere. E proprio per questo motivo, diciamo, agganciandomi anche alla domanda di Alessandro, è importante capire in quale fase siamo, perché ovviamente rispetto alla fase in cui pensiamo di essere o abbiamo la percezione di essere, mettiamo in campo tutta una serie di azioni. Quindi, se immagino voi state già vedendo la pulse survey, la domanda è in quale
fase della crisi pensate stiano vivendo le aziende nelle quali operate? La prima è la fase di respawn, nella quale, come dicevamo prima, l'azienda è chiamata a rispondere, a gestire prontamente un evento critico, quindi è quella fase in cui si cerca di capire quali sono le problematiche che stiamo affrontando, ed è stata la fase in cui vi ricorderete all'inizio di febbraio-marzo, abbiamo cercato di capire con quale tipologia di problematica avevamo a che fare, quali erano i possibili impatti e quali sono stati i possibili gli effettivi impatti su alcune organizzazioni. La fase di recover, che è la fase in cui l'azienda deve, diciamo, fronteggiare gli impatti di lungo termine, quindi capire quali e quanto tempo con quale tipologia di livello di degrado dovremo convivere per un po' delle nostre operation, e dovremo capire di iniziare quella fase di, come dire, mettere a fattor comune, e dovremo poi nella fase di drive costruire sulla base di queste lezioni quello che abbiamo imparato, no? Quindi come poi rimettere all'interno dell'azienda tutte le lezioni che abbiamo imparato per modificare ed evolvere il nostro modello. Non so, Chiara, se abbiamo le risposte, se abbiamo già ricevuto una buona parte di risposte. Perfetto, ottimo. Vediamo che, ecco, molto interessante le risposte di questo panel, perché molte aziende si sentono ovviamente come anche in altri contesti dove abbiamo effettuato lo stesso tipologia di pulse survey nella fase di recover, quindi diciamo pensiamo di avere in qualche modo già superato la fase di respond e siamo entrati in quella fase nella quale abbiamo ben identificato le problematiche che attengono alla nostra organizzazione, e ci sono però, c'è quasi un quarto dei partecipanti, anzi un quarto preciso, dei partecipanti che risponde di essere ancora nella fase di rispondere, una fase nella quale abbiamo iniziato a identificare, o stiamo ancora identificando quali sono gli impatti e quali sono le contromisure da mettere in atto. E questo, secondo me, può essere collegato con il fatto che ovviamente le tipologie di impatto sulle varie aree dell'azienda sono diverse. Generalmente le aziende e le organizzazioni hanno iniziato a gestire la crisi Covid-19 partendo dalle operation fondamentali, c'è cioè una società di delivery mantenendo operativa la delivery, magari con qualche problematica in più lato organizzativo piuttosto che sulla parte amministrativa dei sistemi di amministrazione. Se un'azienda di food and beverage cercando di capire come poteva evolvere o come poteva continuare il proprio lavoro a seconda del canale distributivo, retail, piuttosto che piccolo esercente nel comune. E quindi man mano che andiamo avanti, molte organizzazioni scoprono, no? Quindi scoprono di avere un'altra parte della propria organizzazione che va in qualche modo gestita. Quindi non ci sorprende questo. E un 14%, se non ricordo male, pensava di essere nella fase di drive. Quindi diciamo, siamo correttamente dentro tutto quel, diciamo, in uno spettro di risposte che sono un po' la media di quello che abbiamo trovato anche in altri contesti. Ritorniamo alla nostra presentazione e procediamo nel cercare di capire come deve evolvere un'organizzazione quando passa dalla fase di respond alla fase di recover. Quindi giustamente alcuni di voi, un quarto, diceva di sentirsi ancora nella fase di responde, quasi un 60% nella fase di recover. Come cambiano? Come le aziende devono modificare il proprio mindset? Come devono approcciare il tema in modo differente passando da uno stato all'altro? Beh, essenzialmente 5 sono le aree su cui in qualche modo riteniamo si debba un po' modificare il mindset. Uno è la capacità di, diciamo, valutare la situazione nella quale ci troviamo, il focus fondamentale che l'organizzazione deve avere, le attività di management principali che vengono svolte, la modalità con cui si definisce il planning. Prima citavamo il fatto di poter identificare qual era l'orizzonte temporale e quindi adeguatamente organizzare le nostre attività per i prossimi mesi, e questo, dicevamo anche prima, è un'attività chiave, e poi l'attitudine un po' del management, di chi dentro l'azienda sta in qualche modo guidando questo evento. Perché passiamo sicuramente da un punto di vista di
una gestione dove capiamo poco, no? Una situazione in cui capiamo poco e una situazione in cui torniamo a quello che sia un interim normal, cioè qualcosa che rimane con noi, in particolare per il Covid-19, per un po' di tempo. Quindi noi continuiamo ad andare da una situazione in cui abbiamo dei light lockdown, più severe lockdown, abbiamo delle cose che non possiamo fare fin dall'inizio, abbiamo delle cose che ci vengono concesse man mano che entriamo nella fase più vicina, magari in funzione di necessità politiche, diciamo, come quelle che stiamo vedendo in questo momento per quanto riguarda le festività natalizie. L'azienda sicuramente è più rivolta verso se stessa nella prima fase, più rivolta nel proteggere i propri dipendenti, i propri asset, mentre qui ha iniziato già nella fase di recover a pensare a come modificare la propria attitudine verso il mercato. Il management passa da una modalità di crisis management pura a una modalità più di program management, perché avrà già identificato tutta una serie di azioni che devono essere messe in campo. Da contingency planning passiamo allo scenario planning, che è appunto, dicevamo prima, la capability per cui riusciamo a identificare come potrebbero evolvere i scenari futuri e in base a questi, come dire, allineare o modificare il proprio modello di business per garantire la sopravvivenza della propria azienda. E poi la capacità del management di reinventarsi, la capacità che è proprio anche tipica nostra latina, quella di creare delle condizioni nuove che in qualche modo ci consentano di emergere più forti di prima. E questo noi pensiamo debba essere in qualche modo consolidato in un oggetto logico che noi chiamiamo Crisis Command Center e che ci garantisce tutta una serie di attività all'interno dell'azienda. E per noi è un oggetto logico, per noi è un oggetto che poi può essere fisico, organizzativamente diverso da azienda a azienda, ma che in qualche modo deve esistere in ogni organizzazione. Ecco Quindi Stefano, una. questo è un processo, come dire, che deve essere estremamente non solo flessibile, ma anche molto rapido nella sua realizzazione. Nel senso, ci viene fatto osservare, per esempio, che proprio è arrivata in chat adesso una domanda su questo, che spesso, diciamo, provvedimenti anche di natura pubblica, di PCM, eccetera, arrivano, come dire, nello spazio di un weekend, di una serata, su certi aspetti anche inaspettati, e quindi, come dire, un po' un gioco dell'oca nel quale uno magari si trova a dover ritornare a una casella, o due caselle indietro, no? Rispetto a questo processo. Assolutamente la flessibilità e la capacità del gruppo e dell'organizzazione di essere rapida nel digerire tutta una serie di vincoli addizionali esterni che vengano da regolamentazioni di governo o che vengano da un'evoluzione stessa della crisi, no? Pensate a un'evoluzione, a una crisi di tipo più catastrofico, no? Quindi anche lì alcune cose non si conoscono, è l'evoluzione che guida, diciamo, la gestione. Qui entra in campo la capacità che ha avuto l'organizzazione di prepararsi, la capacità che ha l'organizzazione di avere inserito quegli anticorpi di resilience, quegli anticorpi di crisis management, che gli consentono di operare indipendentemente da quelli che sono i tipici silos organizzativi che negli anni abbiamo costruito per essere efficienti, efficaci da un punto di vista manageriale, ma che qui in qualche modo devono essere un po' abbattuti. Quindi sì, assolutamente sì, ed è quello che vorremmo farvi vedere nella prossima slide. Qui noi abbiamo cercato di riassumere in modo un po' semplificato quello che per noi è il concetto di command center, perché in una crisi è necessario, è assolutamente necessario avere chiarezza di come questa crisi va affrontata e seppur in una serie di business continuity plan che magari sono stati già attivati, tutta una serie di attività sono già predefinite, quando entriamo in una crisi inattesa o magari non pianificata come quella relativa alla pandemia Covid-19 stiamo vivendo, nonostante questo scenario pandemico per alcuni operatori nazionali sia uno degli scenari mandatori, no, da testare anche secondo le regolamentazioni. Però quando ci troviamo in una situazione che è poco testata o non testata, noi abbiamo la necessità di avere chiarezza e assolutamente diciamo, comprensione da parte di tutti di quello che bisogna fare.
Questo, secondo noi, viene dato da questo command center che in qualche modo per noi, per la crisi Covid-19, deve avere almeno queste quattro competenze. Uno, la capacità di creare situational awareness, cioè la capacità di monitorare costantemente la situazione per poter fornire una situazione, in termini tecnici si chiamerebbe situational report, al crisis committee o al gruppo di gestione di crisi, in modo da consentire di capire bene come questa crisi sta evolvendo. La seconda capability è quella dello scenario planning. Scenario planning perché è fondamentale avere scenario planning per poter prevedere, come dicevamo prima, le azioni, per poter analizzare, per poter fare delle valutazioni in merito alle conseguenze di azioni che potremmo prendere stante l'evoluzione della crisi. Command and control e PMO. Command and control è secondo me una delle caratteristiche fondamentali. Non necessariamente la catena di comando e controllo all'interno di un'azienda durante un periodo di crisi deve essere per forza quella che normalmente, di cui normalmente abbiamo esperienza nelle nostre attività, perché potrebbe essere benissimo una catena di comando e controllo di struttura leggermente diversa. Quello che deve essere chiaro a tutti è come questa catena di comando e controllo funziona e quindi da chi dobbiamo ricevere informazioni e a chi dobbiamo darle, perché così facendo non creiamo ulteriore entropia, ulteriore confusione in un momento che è già confuso normalmente di per sé. E quarto elemento che non può mancare, la parte di comunicazione, la parte di comunicazione che in qualche modo va verso l'esterno, ma va soprattutto, come abbiamo visto in questa crisi, verso l'interno, perché le organizzazioni sono oggetti complessi, sono fatti da tanti dipendenti e questi dipendenti devono non solo capire come devono comportarsi, ma devono a volte essere anche rincuorati o perlomeno informati sulla situazione al di fuori di quelle che sono le azioni immediate da prendere. Quindi queste sono le quattro, secondo noi, le quattro caratteristiche, quattro capisaldi di quello che un Crisis Command Center dovrebbe fare o dovrebbe avere per gestire la crisi, in particolare questa crisi pandemica Covid-19. Ma come funziona un Command Center? Command Center è un oggetto che ovviamente vive e si evolve durante la crisi, deve essere flessibile, deve essere reattivo, deve essere attivo 24x7, deve essere un po' un oggetto che in qualche modo continuativamente va a individuare quali sono le necessità e da dove prendere informazioni. Come vedete, questa struttura, questa slide ha una struttura che, diciamo, da sinistra verso destra trovate le comunicazioni, quindi le comunicazioni che dall'esterno, in particolare, come abbiamo detto, per questa crisi pandemica Covid-19 venivano dal governo, quindi il governo e le fonti attendibili o le fonti certificate del governo erano una primaria fonte, no? Prima Alessandro citava, dalla sera alla mattina ricevevamo dei PCM che ci diceva cosa potevamo o non potevamo fare. Ovviamente, laddove è possibile, anche i regulators all'interno di questo alveo hanno dato delle indicazioni più specifiche, ma soprattutto informazioni che arrivano dal business, dal proprio interno, informazioni che su quelle che sono le proprie modalità di funzionamento. E sulla destra invece avete le comunicazioni che vanno verso l'esterno, quindi in primis i vostri clienti, poi gli stakeholder, poi le terze parti, ovviamente se avete una catena del valore distribuita, i vostri fornitori fanno parte del vostro ecosistema e devono essere coordinati da voi. Come esattamente le vostre operation, i vostri partner, le istituzioni, i regolatori, qualora dobbiate dare informative in questo senso. Mentre dall'alto verso il basso abbiamo, o dal basso verso l'altro, trovate tutto quello che prima abbiamo chiamato command and control, cioè la parte che dalla parte di crisis committee o di senior management di board indica la direzione, ovviamente sulla base di informazioni ricevute e, come dire, preanalizzate dal Crisis Command Center, perché questo è il grande valore del Crisis Command Center. Il Crisis Command Center riesce a ricevere informazioni dalla base, ricevere informazioni dalle location della propria azienda, di analizzarle, conoscerle, strutturarle, unirle ad altre informazioni dall'esterno, unirle ad altre fonti di intelligence che l'azienda può aver messo in campo, creare come dire, un oggetto che sia facilmente gestibile da un crisis committee o da un gruppo di top management che devono poi prendere delle decisioni, rispetto alle quali poi c'è tutta una catena di comando che viene attivata e deve essere attivata in modo estremamente rapido ed efficace. Questo è un po' il modello che noi riteniamo, ovviamente mutuato da lunga esperienza anche in ambiti che non sono prettamente civili. Questo è il modello che abbiamo visto in tante organizzazioni, tanti champion internazionali, nazionali, che garantiscono anche le
funzioni di utilità per il nostro paese, essere utilizzato in maniera efficace ed efficiente durante questa ed altre crisi. Io Ecco, prenderei. proprio, scusami Stefano, hai proprio accennato, perché è arrivata proprio una domanda di questo tipo che proprio chiedeva nella tua esperienza, diciamo, rispetto a questo modello di riferimento, poi ovviamente immagino questo è un framework di riferimento che come spesso avviene con questi framework, chi li adotta? Li modula in base alla propria organizzazione aziendale, in base alla propria cultura aziendale e alle proprie esigenze. Ma diciamo, mediamente, in base alla tua esperienza, tu come lo vedi diffuso un po' nelle società, sicuramente nelle società quotate, immagino, italiane, questo tipo di framework. E un'altra domanda, per così mi porto avanti, un'altra domanda è: ma se lo si volesse adottare, da dove si comincia? Cioè la benedizione, no? Diciamo, la richiesta politica di perché chiaramente questo è un framework che è multidisciplinare, che richiede parecchie funzioni, il coinvolgimento di parecchie funzioni. Quindi da dove parte? Dall'amministratore delegato, dal board, dal comitato controllo rischi? Ecco, queste erano un po' le due domande. Guarda Alessandro, io farei così. Sulla prima domanda, da dove si parte, quanto l'ho visto applicato in azienda, partirei da un caso concreto, no? Io prenderei l'opportunità di avere con noi Francesco e, visto che Enel, la società nella quale lui opera, è sicuramente un champion da un punto di vista della gestione della crisi e ha iniziato questo percorso tanto tempo fa. Posso essere, come dire, posso anche fregiarmi di avere un po' aiutato questo avvio di processo. Chiederei a lui, come questo modello di Crisis Command Center è stato applicato logicamente all'interno di Enel, perché giustamente, come dicevi tu, poi ogni azienda lo deve un po', implementare secondo quelle che sono le sue caratteristiche culturali e organizzative. Ma chiederei a lui proprio di farci capire come magari anche alcuni di questi aspetti, come il monitoraggio dei rischi, sono stati importanti o come lui ha attivato questo modello, come si è attivato questo modello dentro Enel durante la crisi Covid-19. Francesco, se ci puoi dare la tua testimonianza, ti sarei molto molto grato. Grazie, grazie Stefano, buongiorno a tutti. Sì, domanda molto complessa, molto articolata, ci vorrebbe moltissimo tempo per rispondere, provo a essere molto sintetico. Innanzitutto, devo dire che il modello che abbiamo noi, che ormai è un modello che appunto abbiamo avviato, e Stefano tu te lo ricorderai, diversi anni fa, ma poi è maturato assolutamente nel tempo, è molto in linea, è molto in sintonia con questa filosofia. E in particolare tu citavi l'aspetto di monitoraggio, è uno dei pilastri fondamentali, perché io dico sempre una cosa, per essere chiaro: noi siamo partiti da un modello, ma noi, come immagino tutte le aziende, in cui sostanzialmente la gestione della crisi era una procedura che veniva scritta, che poi qualcuno ogni tanto simulava, no? Tirava fuori da un cassetto e diceva: ok, proviamo a fare una simulazione di un evento, vediamo se tutto funziona. Ok, tutto funziona, rimettiamo la procedura all'interno del cassetto e sta bene lì, la tiriamo fuori quando succede il grande evento. Ecco, questo è un modello che nel tempo abbiamo completamente abbandonato. Proprio nell'ottica di creare un presidio continuativo, costante, un processo che ormai funziona nel day by day, non è più qualcosa che io utilizzo nel momento in cui ho l'evento, perché ormai diciamo siamo in un contesto, poi entro nello specifico del Covid, in cui giornalmente intorno a noi abbiamo eventi, fenomeni che devono essere intercettati sin da subito, prima ancora che diventino una vera situazione di emergenza o di crisi. Quindi questo è il vero valore che può dare un processo di crisis. Tant'è
che ad esempio, ecco, una delle customizzazioni, diciamo, che noi abbiamo fatto rispetto a questo modello che vedo rappresentato in questa slide, noi non parliamo neanche più di crisis. La nostra procedura, la nostra policy ormai si chiama di event management, perché proprio l'obiettivo è quello di gestire eventi, a prescindere dal fatto che questi rappresentino una situazione di emergenza o di crisi. Quindi noi abbiamo una policy di gruppo, una policy che ovviamente è stata fortemente voluta dal nostro amministratore delegato ed è approvata dall'amministratore delegato e che poi abbiamo recepito in tutte le country. Venendo, diciamo, al tema Covid, no? Stefano, diceva la domanda: ma quanto l'attività di monitoraggio poi vi è stata utile nella gestione della pandemia? Ovviamente con la dovuta premessa che il Covid è stato per tutti un'esperienza assolutamente particolare, perché il relativo impatto, la magnitudo di questo evento, nessuno poteva prevederla, diciamo, all'inizio, sin dalle battute iniziali. Però l'aver in casa un modello che già funzionava per la gestione di tutte le altre tipologie di eventi, noi siamo molto attenti ad esempio a tutti gli eventi avversi di natura meteorologica, tutto quello che può arrivare dall'esterno come forma di aggressione agli asset dell'azienda, quindi abbiamo un monitoraggio continuativo su questo tipo di fenomeni, ci ha fatto scattare subito degli alert. Io stamattina sono andato un po' a ricostruire le date. Ecco, noi già a fine gennaio, e ricordo che il famoso caso 1, caso 0 in Italia è del 21 febbraio, noi già a fine gennaio abbiamo aperto all'interno dell'azienda uno stato di attenzione, perché è il primo gradino della nostra policy. E questo è un aspetto molto importante, che si ricollega a quello che dicevo prima, perché il nostro processo non scatta solo quando io ho il Big Bang, il grande evento, ma abbiamo tutta una serie di stati preliminari e il primo stadio è lo stato d'attenzione. Nel caso del Covid, noi lo stato d'attenzione lo abbiamo aperto verso la fine di gennaio. Quindi, quando il problema sembrava ancora un problema assolutamente legato alla Cina, anche gli esperti che sentiamo in televisione ci rassicuravano sul fatto che l'Europa era tutto sommato fuori da questo rischio. Ecco, noi abbiamo aperto uno stato d'attenzione e da lì l'aprire uno stato d'attenzione ha attivato ovviamente un monitoraggio costante, ma ha attivato anche delle azioni concrete. La prima informativa, Stefano parlava di comunicazione, la prima comunicazione interna che abbiamo fatto a tutti i colleghi è stata il 31 gennaio. Quindi il 31 gennaio noi abbiamo aperto una casella di posta elettronica che si chiama Enel Info Coronavirus, attraverso la quale da quel momento in avanti abbiamo inviato a tutti i colleghi delle informative aggiornate sulla situazione. La prima è stata il 31 gennaio, quindi 20 giorni prima rispetto al famoso caso di Codogno, ahimè. E da lì poi sono partite una serie di azioni ulteriori. Ad esempio, le prime azioni che abbiamo intraprese sono state sulle trasferte. Abbiamo immediatamente bloccato tutta una serie di trasferte verso l'Oriente all'inizio. Abbiamo applicato delle restrizioni anche alle autorizzazioni di viaggio. Abbiamo fatto rientrare dei colleghi che erano in Cina, quindi come prima attività. E poi questo ve lo racconto un po' come aneddoto. Si è riunita da subito, abbiamo creato subito una sorta di task force per presidiare questo fenomeno, questo evento, costituita non solo ovviamente da me, ma il forte coinvolgimento dei colleghi dell'HSE, quindi che sono ovviamente direttamente impattati, la comunicazione e il personale. Insieme da subito abbiamo lavorato su questo e ricordo una delle prime cose con il collega dell'HSE, quello era il periodo, no? Noi tra gennaio e febbraio tipicamente è il periodo in cui in Enel tradizionalmente si fanno le cosiddette cascade, cioè quei processi, no, di comunicazione interna che coinvolgono tutti i colleghi per condividere le strategie, gli scenari del futuro. Quindi Enel diciamo, definisce solitamente verso novembre, no, il proprio piano, lo comunica all'esterno e poi verso gennaio-febbraio partono queste iniziative a cascata all'interno, che prevedevano lo scorso anno una presenza fisica a Roma di diversi colleghi provenienti dalle varie parti del mondo. E mi ricordo che proprio verso fine gennaio, con il collega della Safety,
facemmo questa riflessione, diciamo, ma secondo noi questi eventi li dovremmo bloccare. E inizialmente vi assicuro che la reazione non fu assolutamente, cioè eravamo visti un po' come no, ma è possibile, ma no, ma di che cosa stiamo parlando? Ecco, quindi in realtà purtroppo è stata una previsione che era azzeccata, fu azzeccata, perché da lì poi a qualche giorno si è stato evidente sotto gli occhi di tutti che non era più possibile organizzare eventi con partecipazioni in presenza di tanti colleghi provenienti da tante parti del mondo e quindi nel giro di qualche settimana questo è diventato assolutamente la normalità. Ma pensarlo a fine gennaio, pensare già a fine gennaio che probabilmente avremmo dovuto bloccare eventi di questo tipo che facevano parte della nostra vita, della nostra storia, adesso raccontarlo a distanza di quasi un anno sembra normale, ma riportiamoci a gennaio, no? In cui tu veramente comunichi all'interno dell'azienda, no, blocchiamo eventi in presenza. Ecco, tutto questo lo abbiamo potuto fare perché comunque c'era già una storia di crisis, di gestione degli eventi, di monitoraggio del rischio, di allerta sin dai primi sintomi di qualcosa che potrebbe accadere. E peraltro questo ci ha dato un grosso vantaggio, tra virgolette, perché quando poi la pandemia è arrivata in Europa, noi eravamo già pronti, abbiamo applicato da subito tutte le stesse misure già in tutto il nostro perimetro, che ovviamente è soprattutto verso l'America Latina, verso ovest, quindi giocando molto in anticipo a quel punto. Quindi abbiamo preceduto la curva, della pandemia. Francesco, hai toccato due punti secondo me che sono estremamente importanti, in particolare per la platea con la quale ci stiamo relazionando oggi. Uno, la capacità di aver creato all'interno della vostra organizzazione un sistema di raccolta per poter discriminare e per poter tracciare quelli che voi chiamate eventi lungo l'evoluzione, quindi poterli identificare secondo quei parametri che poi sono tipici della gestione della crisi, già prima che diventino un'emergenza, una crisi, e tenerne debita traccia per poi analizzarlo e avere una base storica che vi ha consentito di essere così, diciamo, in inglese bold, no? Da poter andare nei confronti di tutta l'azienda e a gennaio fare una richiesta che era così forte, perché giustamente, come dici tu, quelle tipologie di restrizioni che le aziende che in qualche modo avevano già creato o avevano già identificato in questi early warnings che arrivavano dall'Asia Pacific. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto già un evento simile che era la SARS, che poi si è concluso in un nulla di fatto perché è stato contingentato proprio nell'area di Asia Pacific e quindi da noi non è arrivato, e con tutta una serie di scettici o di grandi luminari che andavano, come ricordava Francesco in televisione, a dire che questa cosa non sarebbe mai arrivata da noi senza ripercussioni. Bisogna avere comunque una forza che deriva dai fatti, deriva dai dati, deriva dalle analisi che voi avete fatto, no? Che probabilmente includono anche nella vostra storia tanti near miss, tante cose che sono andate bene fortunatamente, ma che erano nate un po' in sordina come questa. E quindi siete stati in grado di fare questo. Questa è una capability, secondo me, fondamentale, che appunto rientra in quello che è Risk Monitoring Situational Awareness, che si costruisce nel tempo con grande fatica e tanta dedizione, ma che poi, come diceva Francesco, dà questi vantaggi incredibili nella gestione delle crisi. Grazie Francesco, gentilissimo. Io andrei un attimo avanti e direi che appunto queste quattro capability fondamentali sono in qualche modo per noi, come da testimonianza anche di Francesco, quattro capability del quale il command center virtuale, chiamiamolo così, non può fare a meno, soprattutto per questa crisi. Come abbiamo detto prima, come ci ha aiutato Francesco, la fase di monitoraggio, situational awareness, perché ci dà la possibilità di fattorizzare i modelli o in modellizzazioni già pregresse o in serie storiche o in casi già analizzati, tutta una serie di informazioni, anche di early warning, anche di cose minimali, e connetterle tra di loro per dare una vista che sia quella che poi ci consente di fare delle azioni.
la parte di scenario planning, perché giustamente, come diceva prima invece Alessandro, qui dobbiamo riuscire a capire di cosa stiamo parlando, perché la magnitudo delle azioni che dobbiamo mettere in campo varierà e ovviamente dovremo essere anche in questo caso pronti a poter difendere le richieste che noi faremo, perché ovviamente avremo molti detrattori, soprattutto se sono richieste importanti, costose, impegnative per l'azienda, ma avendo costruito una capability scenario planning possiamo dare evidenza di quelle che potrebbero essere dei scenari, sulla base di questi scenari ingaggiare il nostro top management, il nostro crisis committee per prendere decisioni. La parte di command center non mi ripeto perché secondo me è fondamentale, nel senso che sarebbe come se il nostro cervello non riuscisse a dare input chiari e immediatamente attuabili alle nostre gambe, no? Durante una corsa, cosa succederebbe? Immagino lo vediate tutti nella rappresentazione di questo, e la parte di comunicazione. Ricordiamoci che la comunicazione interna era fondamentale, soprattutto in organizzazioni, per esempio come quella di Francesco, che contano migliaia e migliaia di persone, nelle quali poi a loro volta queste persone magari scrivono sui social, magari hanno un'opinione, magari esprimono la propria opinione, e verso i propri clienti, i propri, diciamo, stakeholder esterni, che vanno comunque gestiti secondo i canali che sono deputati. E qui, diciamo, sulla parte di crisis communication potremmo aprire un grandissimo capitolo, perché la parte di crisis communication, se fatta bene, in molti casi, per temi soprattutto reputazionali, è probabilmente uno degli asset più importanti. Ma anche qui io magari sulla parte di crisis communication chiederei a Francesco come lui, diciamo, proprio nel Covid-19, all'interno di quelle che sono le modalità che lui ha utilizzato, no, per gestire questa crisi, ha utilizzato più o un po' più di questi elementi, di come li ha mischiati e quali sono, diciamo, quale sarebbe la ricetta, il modello che tu vedi, come dire, come modello vincente. So che in particolare con la parte di communication avete delle cose particolarmente interessanti magari da condividere. Guarda, io sinteticamente per quella che è la mia esperienza, diciamo, vedo tre aspetti fondamentali che un po' rappresentano gli elementi di successo di un modello di crisis management. Il primo l'ho già accennato prima. Togliamo l'idea di un processo di crisis management da attivare all'occorrenza, ma il processo di crisis management deve essere ormai un processo continuativo, che lavori costantemente al monitoraggio, alla raccolta di tutti quelli che sono i segnali deboli e all'attivazione di stati preventivi, prima ancora, diciamo, che l'effetto dell'evento si manifesti in tutta la sua intensità. Quindi, il primo elemento fondamentale è questo. Il secondo elemento, diciamo, è quello di una corretta valutazione di quello che sta succedendo. E nella nostra esperienza, per quello che, diciamo, io ho maturato negli ultimi anni, ad esempio, noi abbiamo introdotto nel nostro modello di crisis, anzi di event management, perché appunto non si chiama più di crisis, una fase ad hoc proprio di valutazione dell'evento. E questa fase di valutazione oggi viene svolta da un organo che si chiama Crisis Evaluation Committee, che è composto da security, che io rappresento in questo caso, e dal collega di comunicazione che guida una nuova struttura nata appunto con questo nuovo modello di gestione degli eventi che si chiama Real Time Communication. Quindi questo viene proprio incontro a quello che tu dicevi, l'importanza della comunicazione nella gestione degli eventi ha fatto nascere al nostro interno proprio una struttura che si chiama Real Time Communication, che ha proprio l'obiettivo di gestire la comunicazione real time a fronte di tutti quegli eventi potenziali o reali che potrebbero in qualche modo impattare sulla continuità di funzionamento degli asset dell'azienda. E quindi questo organo in qualche modo è un organo molto importante che giornalmente valuta tutto quello che succede intorno a noi e si pone la domanda di quello che può essere il potenziale impatto, attivando poi tutto il meccanismo di risposta. E qui tu lo hai accennato prima, meccanismo di risposta che, altro aspetto fondamentale, deve essere integrato, quindi deve coinvolgere tutte le anime dell'azienda. Un altro elemento vincente è proprio nell'integrazione. Spesso tutte le grandi aziende,
ma noi stessi avevamo una storia dove l'emergenza era gestita un po' a silos, nel senso io ho l'emergenza di natura tecnica che mi impatta su un'area di business ed è prevalentemente l'area di business con tutte le sue procedure di recovery e di response che guidava la risposta. Ecco, invece, secondo me il fattore vincente in questi casi è dare una risposta integrata, quindi qualcuno che valuta quelli che sono tutti i possibili effetti sui vari fronti, perché un'emergenza oggi è in grado di colpirti immediatamente, non solo sotto un profilo, ad esempio, di continuità del servizio, ma un attimo dopo diventa un problema reputazionale, diventa un problema di comunicazione, diventa un problema di rapporto con gli stakeholder, con le istituzioni, diventa un problema sotto il profilo della security, eccetera. Allora, per questo la risposta deve essere una risposta che integri tutti gli attori coinvolti e garantisca qualcosa di omogeneo, quindi una risposta unificata. Ad esempio, uno dei nostri strumenti ormai che è piuttosto consolidato, noi raccogliamo tutti i contributi dalle varie funzioni coinvolte e ad esempio il supporto decisionale verso il vertice è fatto esclusivamente attraverso un unico elemento informativo che è un bollettino interno che raccoglie i contributi di tutti. Quindi c'è un unico canale informativo in caso di eventi. Quindi questi tre fattori, continuità sicuramente, risposta integrata e valutazione attenta di tutti quelli che possono essere i riflessi di un'emergenza. E tu, Francesco, hai citato come tutti i punti estremamente utili, penso, spero anche alla platea, come molto tangibili, molto chiari. E tu alla fine hai citato il bollettino che voi date verso il vostro Crisis Committee, il vostro top management in modo univoco, che è esattamente, come dire, in linea con quello che dicevamo prima. Nella catena di comando e controllo deve essere molto chiaro le informazioni da chi le ricevo, che le lezioni chi le deve fare. Questo indipendentemente dal mio cappello organizzativo durante il business as usual, perché magari in condizioni di crisi possono stabilirsi delle relazioni e delle catene di comando che sono, e magari in qualche caso è utile siano, anche diverse rispetto alle catene gerarchiche tipiche delle nostre funzioni as usual. Direi grazie mille anche questo, un intervento sicuramente molto interessante e anche molto concreto. Quello che bisogna fare poi, e qui diciamo è la seconda parte da questa nostra presentazione, un po' secondo takeaway che vi lascerei, vorrei portaste a casa, è che comunque, indipendentemente da quanto bene abbiamo gestito la crisi, a un certo punto questa crisi, in qualche modo, questa specifica crisi magari finirà e dovremo già nella fase precedente, quella di recovery, iniziare a pensare, come dicevamo prima, a come fattorizzare le lezioni, tutto quello che abbiamo imparato durante questa fase, in quello che sarà magari il nostro modello di business futuro o magari il modello di business che sarà modificato rispetto al precedente. Parleremo sempre molto di resilience, è una caratteristica fisica dei materiali e la capacità del materiale, diciamo, nell'accezione fisica, di ritornare nello stato in cui si trovava precedentemente a valle dell'applicazione di una forza. E in realtà quello che secondo me l'organizzazione, la Resilience Organization dovrebbe darci, qui noi lo chiamiamo Reimagine Organizational Resilience, è proprio quello di poterci dare e riportare a uno stadio evolutivo migliore rispetto e più capace di assorbire queste tipologie di urti o di incertezze rispetto al passato. Quindi quello che è necessario è rendere questa competenza, questa capacità di gestire le crisi, una capability aziendale che possiamo chiamare resilience o organizational resilience, strategic resilience, poi i nomi diciamo si sprecano, ma il concetto è che questa cosa, come dicevamo prima, prendendo spunto dall'esempio che diceva Francesco, se questa cosa deve essere continuativa, deve funzionare sempre e quindi non è un oggetto che si toglie dal cassetto solo quando serve, questa cosa non può essere solo una cosa operativa, deve essere una cosa considerata strategica dalle aziende. Perché ovviamente la capacità di rispondere a eventi inattesi è quello che fa la differenza per il successo di lungo periodo di un'organizzazione. Quindi qui, diciamo, vedete quelli che sono secondo noi, i principi fondanti. Qual è il mindset che come dire, un buon resilient manager dovrebbe avere? Forse sempre un paio di domande, no? Cosa succede? What if e what next? Questo è un po' un mindset che in qualche modo tutti coloro che si trovano a gestire o a fare per lavoro questa
questa attività hanno all'interno delle proprie reazioni quasi automatiche. Sempre cerchiamo di pensare 3 passi avanti, sempre cerchiamo di vedere cosa potrebbe accadere, e qui sono incluse quei temi che abbiamo visto prima nel command center. Il what if è tipico dello scenario planning, what next è la capacità di fare il frame della crisi continuativo e attraverso lo scenario planning ed identificare quali sono le azioni che dovrei prendere, e poi attraverso Command Center la comunicazione, renderle effettivamente disponibili e comunicarle correttamente all'interno o all'esterno della mia organizzazione. I 3 principi che noi abbiamo riportato qua sono Resilience by Design, cioè per il futuro nelle nuove organizzazioni che hanno in qualche modo che vogliono trarre un beneficio da questa crisi, dovrebbe diventare la resilienza operativa qualcosa che nasce con la costruzione di nuove business unit, di nuove divisioni, di nuovi processi, di nuovi oggetti anche fisici, anche ICT, anche applicazioni, anche infrastrutture. Cioè, dobbiamo porci delle domande in fase di costruzione di questi nuovi oggetti per renderli resilienti già nella fase iniziale di disegno. Quello resilience through change, cioè deve essere in grado, l'organizzazione deve essere in grado di essere flessibile, deve essere mantenere il livello atteso di performance o di sostenibilità economica anche in condizioni in cui quello che ci sarà dopo, il what's next, non è chiaro. Quindi quello che dicevamo prima, no? La capacità di rapidamente, c'era una domanda mi sembra all'inizio, la velocità con cui un'azienda riesce, un'organizzazione riesce a riorganizzarsi, riesce a mettere in campo le sue risorse migliori, è quello che fa la differenza. Nel marketing questo viene chiamato time to market. Resilience in adversity, l'organizzazione in tutte le sue parti deve diventare crisis ready, da partire dai board per le società quotate, perché i board of directors hanno un ruolo fondamentale di critical companion all'interno delle crisi. Ne abbiamo parlato. Ne ho parlato in un altro evento, anche con la presenza di un top manager, è un CEO importante che, diciamo, gestisce un'importante infrastruttura in Italia, e questo ruolo del board come critical companion, cioè colui il quale non ti viene a bussare alla porta durante una crisi per farti delle domande scontate, ma conoscendo bene i processi, le modalità con cui le crisi vengono gestite, riesce a darti quella visione, magari, o riesce a farti vedere qualcosa che va un po' più in là del mid-term o dell'immediate reaction, che è tipica della focalizzazione di un management in caso di crisi, per poter evitare rischi maggiori. Quindi sia dal board, sia il top manager, che ovviamente non si deve dimenticare della crisi una volta che è finita, ma deve continuare a sostenere gli investimenti per la parte di preparation, che è fondamentale, sia tutta la catena, tutte le persone. È ovvio che man mano che si scende in una crisi ci sono anche delle situazioni che non sono perfettamente normate dai nostri contratti nazionali, no? Dal contratto del commercio piuttosto che quello dell'industria, del manager o del quadro. Non sono normate, ma ci vuole la capacità all'interno delle aziende di poter rendere queste, diciamo, tutte le persone presenti flessibili. E questo lo si fa solo se culturalmente questo concetto di resilience è stato diffuso e c'è un concetto di trust. Perché è ovvio che se non c'è un concetto di trust e diciamo, di credere in quelle che sono le informazioni o i punti che l'azienda o le cose che l'azienda chiede in quel momento contingente di fare, che magari sono anche un po', come dire, un po' borderline rispetto ad alcune mansioni tipiche che ci vengono riconosciute dal nostro contratto quadro, probabilmente questo effetto positivo non lo avremo. Sulla destra trovate quella che è un po' un riassunto, un po' è il modello che in qualche modo noi vediamo, che qui chiamiamo Enterprise Resilience Framework, che mette insieme 4 capability che per noi sono fondamentali, no? Il framework generale, e qui abbattiamo le barriere, abbattiamo il concetto di silos, abbattiamo quel concetto di lavorare su temi simili in funzioni diverse, mantenendo il proprio orticello, ma la connessione tra 4 aree logiche fondamentali che sono presenti bene o male in tutte le aziende, cioè la parte di enterprise risk management, la parte di gestione del rischio a livello
di azienda, quindi con delle liste che possono essere graduate a piacere, ma che in qualche modo tengono conto dell'esigenza complessiva dell'azienda, l'esigenza di proteggere i propri asset, quindi lavorare in prevenzione, la modalità con cui io posso investire prima per poter eliminare quella probabilità di accadimento del rischio. E tutte le attività invece tipiche di reazione, cioè la continuità operativa, la business continuity e il crisis management. Business continuity è tutto quello che riesco a fare in tutti quegli scenari che riesco a prevedere, ma non riesco a prevederli tutti, ovviamente, come il Covid-19 ci ha dimostrato, e il crisis management è il mio ultimo baluardo dove la capacità gestionale tiene anche in condizioni in attesa. Tutto questo ci consente appunto di avere un modello resiliente, ci consente di avere un modello resiliente e sostenibile nel tempo, che per esempio può essere riassunto con tre parti: la nostra resilienza finanziaria, la nostra resilienza operativa e la nostra resilienza reputazionale. E qui, diciamo, prima di passare alla slide successiva, mi piacerebbe molto, molto sentire anche il parere di Alessandro, perché poi nel suo ruolo di Chief Risk Officer di Prysmian, questo modello che qui stiamo un po' delineando, questo framework, volevo capire se lui aveva visto, come dire, trend simili o diversi, e quanto i nuovi trend nell'Enterprise Risk Management includono by design tematiche esattamente come qui abbiamo riportato di asset protection, business continuity o crisis management. Alessandro. Grazie, grazie di questa domanda. Quindi metto il cappellino Prysmian, mi tolgo quello di AR in questo momento. Devo dire, anzitutto, io mi ci ritrovo tantissimo nelle cose che tu hai detto, e anche, diciamo, nello storytelling fatto da Francesco Ceccarelli. Oggi il tema centrale è proprio quella dell'uscita dei silos, delle funzioni proprio di controllo e di governance. Stiamo andando verso una direzione che è la stessa in cui stanno andando anche, diciamo, tutti gli stakeholder, nel senso di integrated assurance, no? Cioè di un sistema raccordato, coerente, che nell'indipendenza delle singole funzioni è comunque capace di restituire un quadro di riferimento che sia integrato e che si parli. Cioè, oggi i rischi, per dire, di audit, di compliance, i rischi ERM, quelli dell'IT security, quelli dell'health and safety, non possono più essere rappresentati a un board su binari o canali indipendenti, devono avere una loro coerenza. Questo perché la funzione sempre più di responsabilità da parte dei board, pensiamo al codice di autodisciplina, pensiamo a tutto quello che anche in tema di sostenibilità sta uscendo fuori, come dall'IFRS al TCFD, al GRI, cioè sono tutti standard di riferimento che stanno sempre più chiedendo una coerenza di reporting integrato sotto vari aspetti. Quindi io non posso più dire che un rischio è un'azione di reazione a un rischio, non è considerata sotto tutti questi aspetti, no? E quindi l'interdisciplinarietà è sicuramente l'elemento più rilevante. Ci si sta lavorando, non è facile. Non è facile perché poi ci sono anche dei temi, giustamente, organizzativi di riservatezza, quindi non è che tutte queste funzioni possono e debbano, sto dicendo che queste funzioni debbano per forza, come dire, unirsi e lavorare sullo stesso file. Sto dicendo che però il framework da adottare deve essere, nel rispetto appunto dell'indipendenza di ciascuna funzione,
e che garantisce anche poi un sistema di controllo integrato, deve essere però coerente, deve avere una sua coerenza, cioè devono, le cose devono combaciare a un certo punto, no? Del reporting. E questo è un tema su cui io penso ci si lavorerà tantissimo nei prossimi anni, perché sta arrivando da parecchie parti, ecco, diciamo, la richiesta sta avvenendo da molti fronti, e quindi questa sarà un po' la sfida che queste funzioni si troveranno ad affrontare nell'immediato futuro. Volevo aggiungere una piccola cosa, perché nella chat ci è stato fatto osservare, no, per dire sì, vabbè, ma parlate di Enel, di Prysmian, sono grandi organizzazioni, hanno strutture dedicate, e quindi per loro è più facile organizzare tutto questo. Io, se permettete, invece dico proprio che proprio perché sono grandi strutture complesse, con diciamo svariati livelli gerarchici e funzionali, e tante strutture, invece è proprio molto più complesso rispetto a un'azienda di medio-piccole dimensioni. Cioè, nella media e piccola azienda si possono mutuare questi principi applicandoli in maniera molto più semplice, proprio perché non hai una complessità organizzativa che i grossi gruppi invece hanno. E quindi, anzi, semmai è proprio il contrario. I budget, non, perché c'è stato anche chiesto, sì, ma quanto costa fare tutto questo? Ma al di là delle risorse dedicate, no? Cioè, chiaramente ci sono risorse, si dovrà investire in formazione, in implementazione della cultura, e quindi, come dire, avere anche i consulenti che possano assistere in questo percorso l'azienda, ma diciamo complessivamente in quello che è il mondo più generale del governance, risk e compliance. Io non ho una sensazione, una percezione di costi rilevanti sull'organizzazione. Grazie Alessandro anche per quest'ultima precisazione. Questo è un framework che in qualche modo può essere adattato, come dicevamo prima, ma anche quello prima del Command Center, alle diverse organizzazioni secondo le loro necessità. Condivido il punto di Alessandro. Spesso queste cose nelle grandi organizzazioni, che ovviamente hanno in maniera, come dire, assoluta più risorse, sono qualche volta un po' più difficili da attuare, proprio perché anche più complicate, più complesse al proprio interno. Io vi farei vedere la slide successiva, che è un tema di quello che non posso, un tema manageriale, quello che non posso misurare, non posso gestire. E quindi, diciamo, si parla spesso, diciamo, di resilience, abbiamo parlato in tantissimi, sentiamo in tantissimi consensi, diciamo, abbiamo molti modi di valutare certe cose, però secondo me quello che non riusciamo a misurare non riusciamo a gestire. E quindi qua vi ho portato un esempio sulla falsariga di quelle che erano le 3 aree che abbiamo citato prima come possibili 3 aree principali di attenzione nei concetti di resilience, quindi quella finanziaria, quella operativa, quella reputazionale, una serie di indicatori possibili. Come vedete anche qui, diciamo, da un punto di vista gestionale, chi lavora in grandi aziende sa benissimo che, per esempio, mettere anche solo insieme questi indicatori cercando di estrarre dati da sistemi diversi non è semplice. Ma la potenza di una dashboard di resilience, che non è cosa comune, è fondamentale in tutti quei processi di comunicazione, di attenzione, di situational awareness che si fanno poi per mantenere il processo in qualche modo attivo 24x7, 365 giorni all'anno, perché lì ovviamente si richiedono risorse, si richiede commitment, si richiede sponsorship da parte del proprio top management. E il top management ha un tipo di ragionamento, ha un tipo di approccio alle cose molto, molto fattuale, molto oggettivo, molto numerico, molto legato a temi esattamente come questi. Qui vedete qualche esempio, però questo voleva darvi l'impressione, la sensazione che non è impossibile, non dobbiamo solamente parlare di temi abbastanza vaghi, anche quando parliamo di reputazione, no? Perché quando parliamo di reputazione, per esempio, sulla destra trovate
Brand Trust e NPS. NPS è il Net Promoter Score, che è un modo con cui chi fa azioni, campagne di marketing, misura la loyalty, diciamo, la customer loyalty rispetto ai propri servizi, ai propri prodotti. Diciamo, avete tipicamente le terze parti, gli istituti che vi danno, gli studi indipendenti che vi danno un rating, magari su ESG, magari su quello che è Environmental, Social and Government, che riguarda la bontà e la sostenibilità dei propri investimenti. Avete il numero di, diciamo, AGM Motion, sono le Annual General Meeting Motion, cioè sono quelle azioni fatte nei general meeting annuali delle aziende quotate, che generalmente evidenziano qualche problematica, no? Quindi possiamo, il customer compliance, cioè abbiamo tutta una serie di temi che possiamo mettere all'interno di quella che potrebbe essere per ogni azienda una dashboard di resilience, e rendendo questo evidente al proprio top management, per poi poter gestire e creare e fondare con risorse il proprio processo. Quali sono le tre domande che in qualche modo Scusami Stefano, volevo solo dire una cosa a proposito della slide precedente. Direi che nel momento in cui è stato messo in piedi un sistema di risk appetite che quindi ha valutato la risk tolerance, questi indicatori ce li hai già, di fatto ce li hai già, o ce n'hai almeno già il 90%, insomma. Hai perfettamente ragione, mi scuso per non averlo citato. È ovvio che qui ci sono tutta una serie di punti che potete riprendere dai modelli che avete sviluppato, solo riaggregandoli, solo rendendoli, come dire, evidenti da un punto di vista anche della resilienza, si può avere un vantaggio enorme. Quindi, diciamo, non lo devo dire ai chief risk officer, perché o alle persone che trattano tutti i giorni di temi quantitativi dentro le assicurazioni. Ovviamente la parte numerica fattuale è fondamentale. Ovviamente ci sono già tutta una serie di strumenti dai quali molti di questi KPI possono essere ripresi. Però quello che volevo dare come messaggio era, giustamente come Alessandro faceva notare, c'è la disponibilità, c'è già una disponibilità di indicatori, laddove non ci siano perché l'azienda non li abbia o non abbia messo in piedi o li abbia in modo non strutturato, c'è la disponibilità ad avere un doppio vantaggio nel costruirli, che è anche quello di poter avere una dashboard molto focalizzata sui temi di resilience. Quali sono le tre domande che in qualche modo noi dovremmo farci o dovremmo fare, chiedere di fare ai nostri top manager, per pensare a come siamo organizzati per il nuovo new normal e quanto abbiamo appreso dalle crisi precedenti e abbiamo già inserito all'interno di quelle che sono i nostri modelli futuri. Beh, la prima è dove siamo oggi, no? Quindi quanto, diciamo, quanto abbiamo fatto, quanto siamo stati bravi a gestire questa crisi, quali vulnerabilità, quali problematiche si è evidenziato, ci ha evidenziato questa crisi, come siamo stati in grado, veloci, meno veloci, efficaci, meno efficaci, di rispondere a queste esigenze per poi garantire la continuità. Qual è la confidenza? La seconda domanda è: qual è la confidenza verso il futuro? Cioè, quello che dicevamo prima, siamo in grado di stimare, siamo in grado di capire come noi siamo posizionati rispetto a alcune tematiche. Avete visto prima una dashboard che vi può dare una mano a capire un po' dal punto di vista organizzativo, finanziario, reputazionale, qual è il vostro grado di resilience, ma si può creare da dashboard anche diverse, anche in altro modo. Quanto noi siamo in grado di prendere da queste lezioni, questo che abbiamo visto, e trasferirlo in qualcosa che ci aiuti a leggere in maniera diversa il futuro, e come effettivamente siamo stati in grado di applicarlo nel modello nuovo con cui gestiamo i nostri clienti, i nostri dipendenti, i nostri supplier. Come abbiamo introdotto questo? E se questo è diventato per noi effettivamente una capability strategica di successo, no? Come ci aiuta nel long term success? Come riusciamo ad avere qualcosa in più domani per avere sostenibilità e successo nel lungo periodo? Quindi come
siamo riusciti a trasferire questo nella nostra cultura aziendale, nei nostri processi, nelle nostre modalità. Questo è, secondo me, è il punto fondamentale, no? La capacità con cui noi abbiamo trasferito e le azioni che abbiamo messo in campo per riuscire a tradurre esperienze durante questa gestione di questa pandemia in qualcosa che sia una capability di successo nelle nostre business as usual. E qui volevo farvi un'altra domanda che è questa, cioè ritenete che, quindi vi chiederei di votare, adesso dovrebbe esservi apparso il survey, ritenete che in qualche modo, scusate, le vostre aziende abbiano già avviato una serie di azioni specifiche che per portare a fattorizzare dentro il vostro business as usual futuro o il vostro nuovo modello operativo, quelle che sono gli avvenimenti del Covid-19? E le risposte sono sì, sono stati creati magari degli appositi gruppi di lavoro, diciamo formati da tutte le aree aziendali per definire esattamente quali sono le necessità e le evoluzioni future. Sì, sono stati creati, ma con un'ottica di breve o di brevissimo periodo, quindi siamo andati a chiudere quelle che sono le problematiche imminenti, quindi l'HR, quindi lo smart working, i problemi di liquidità, eccetera, eccetera. Sì, stiamo gestendo, diciamo, gradualmente il ritorno alla normalità, però, diciamo, ci facciamo un po' guidare, no? Da quelle che sono le normative, stiamo un po' seguendo, siamo un po' follower, seguiamo un po', andiamo dietro quello che è un po' le indicazioni, cercando di attuare al nostro interno. No, non stiamo gestendo, stiamo ancora gestendo la fase di urgenza, di criticità, siamo ancora nel mezzo, del guado. E stiamo ancora cercando di sistemare le cose che ci sono, no, perché riteniamo che siamo già bravi e abbiamo già gestito con grande successo, la nostra crisi, e quindi non abbiamo, tra virgolette, nulla da imparare. Vediamo magari le risposte, beh, risposte ben distribuite, direi. Quindi un 15% sì con gruppi di lavoro ad hoc nelle aree aziendali, sì con gruppi di lavoro più focalizzati sulle aree critiche, quindi con un'ottica magari leggermente più operativa, leggermente più di breve periodo, e vedete che questo si trasferisce anche, fa un po' il paio con no, stiamo ancora gestendo le urgenze e le criticità, cioè l'ottica che è tipica della gestione della crisi, che è quella di immediata risoluzione dei problemi, è un po' visibile anche in queste risposte. 23, sì, c'è un graduale ritorno alla situazione di Covid-19, cioè qui era un po' una domanda che voleva indirizzare quei temi legati al seguire un po' l'evoluzione della situazione. E 8% in quanto l'emergenza è stata gestita con successo. Ecco, qui mi permetto solo di dire che secondo me, non vi è situazione di crisi, non vi è early warning, non vi è near miss, per chi fa il nostro mestiere, che non debba guidare un processo di, come dire, di miglioramento continuo sui temi che riguardano più in generale la gestione dei rischi, perché ovviamente crisis management, business continuity, eccetera, sono leve che noi attuiamo per gestire meglio i nostri rischi. Quindi, interessantissima questa risposta, e a questo punto tornerei sulla presentazione e chiederei a Francesco, magari prima di andare, scusate, prima di andare sulle lessons learned, quelle che diciamo rispetto alle risposte anche che abbiamo visto, quali sono le aree che hanno più mutato il loro aspetto, tra virgolette, all'interno della tua organizzazione. In questo processo di miglioramento continuo o di evoluzione nel concetto di resilience, visto proprio quello che è accaduto o quelle che sono state le lezioni imparate durante Covid-19. Ma guarda, io penso che in linea generale dopo questa esperienza tutti cambieremo, no? Quindi nessuno sarà più come prima. Quindi ovviamente alcune funzioni saranno maggiormente impattate, sono maggiormente impattate, ma credo che questo lascerà un segno, in tutti noi.
Permettimi di dire una cosa che tu hai sfiorato ad un certo punto, che è un po' la mia idea. Io non sono ancora riuscito a trovare un termine alternativo, però così come farei sparire abbiamo fatto sparire la parola crisis, a me personalmente farebbe piacere anche un po' far sparire la parola resilienza, perché la resilienza, che è un po' mutuata da quel concetto di resilienza dei materiali, è un po' un concetto che vede un prima. Una situazione di normalità, un durante, perché appunto c'è una pressione esterna che ti modifica in qualche modo, e un dopo in cui ritorni come eri prima. Ecco, io immagino che il futuro non sarà più così, cioè non ci sarà più il prima, il durante e il dopo in cui si torna come prima, ma è un qualcosa che veramente dovrà permeare nel DNA dell'organizzazione, che gli consenta di continuare ad operare, garantire gli obiettivi, garantire la continuità operativa, garantire la catena del valore in tutte le condizioni e di contesto che possono mutare e variare continuativamente. Quindi non si torna più come prima, cioè ogni evento di questo tipo non ti fa tornare ad una situazione di partenza. Bisogna abituarsi, io per usare un po' una parafrasi, a me piace pensare che ormai le organizzazioni sono delle imbarcazioni, sono delle navi che viaggiano in un mare che è assolutamente in tempesta, ok? Per una serie di ragioni, dove il vento cambia continuamente, le onde cambiano continuamente e così via. Quindi devi avere l'organizzazione in grado di navigare in questo tipo di contesto, e non sperare, navigavo nel mare tranquillo, vabbè, adesso c'è la tempesta, prima o poi passerà e tornerà al mare tranquillo. Ecco, su questo io ho qualche dubbio, cioè dobbiamo proprio cambiare il nostro DNA, la nostra infrastruttura, per essere capaci di vivere in questo contesto, perché anche quando finirà il Covid, speriamo tutti quanto prima possibile, il mondo ci sta insegnando che la complessità aumenta, gli eventi aumentano, la rapidità con cui questi eventi sono in grado di agire. Pensiamo al mondo dei cyber attack. Il 2020 lo ricorderemo probabilmente anche come uno degli anni in cui i cyber attack sono esplosi, sono incrementati in maniera incredibile. E anche lì gli effetti possono essere particolarmente significativi. È una minaccia particolarmente complessa che evolve con una rapidità incredibile. Cioè, è il Covid, è la pandemia, è il cyberattack, è il contesto del clima che cambia continuamente e ci espone a eventi sempre più estremi. È il mondo intorno a noi che è molto più complesso e quindi che ci richiede una capacità diversa. Quindi queste capabilities, come dicevi te, devono essere recepite, devono permeare nel DNA dell'intera organizzazione. Poi ovviamente ci sono strutture che più di altre sono in prima linea nella gestione di questi eventi, e quindi per esempio la pandemia sicuramente cambierà molto, secondo me, anche in quello che sono gli assetti del presidio dell'HSE, inevitabilmente, no? Perché anche lì HSE, tipicamente abituata a gestire dei rischi che avevano una certa staticità, oggi si trova a doversi confrontare anche lì con una dinamicità e variabilità del rischio molto più pronunciata. E quindi l'abbiamo detto, l'HSE sicuramente cambierà, cambiato moltissimo il contesto della comunicazione, perché oggi devi reagire, devi comunicare real time, devi essere pronto. Altrimenti se qualcuno occupa prima di te lo spazio di comunicazione, rincorrerai sempre. Quindi quando devi gestire un evento, devi essere il primo a occupare lo spazio di comunicazione e a prendere un posizionamento. Perché è il primo che lo occupa che poi, come dire, stabilisce la linea di tendenza. È cambiato il mondo della security, perché anche per noi la complessità delle minacce, appunto, di aggressione ai nostri asset che arrivano dall'esterno si è complicato ed è sempre più complesso. Però in generale, secondo me, come dire, è proprio il mindset, è proprio il DNA dell'organizzazione, è la cultura di ciascuno che deve fare in modo di essere abituati e avere tutte le capacità per poter affrontare questa complessità. Quindi no prima, durante, dopo, ma è un continuo.
Sì, Non vorrei assolutamente. scoraggiare, diciamo, la platea, No, però no, veramente ma... cioè, dobbiamo entrare in un mood in cui chi gestisce queste cose cioè, fa parte della normalità. D'accordissimo. Sono d'accordo anch'io e penso che, beh, diciamo, rispetto alla domanda originale, tu hai risposto con l'esperienza di tanti anni di percorso di sviluppo, no? Quindi con un modello che è praticamente un modello di miglioramento continuo, per cui non ci sono delle vere e proprie azioni specifiche, perché per voi è normale amministrazione quella che sia che da una crisi come questa si modifichino il business as usual, che diciamo la postura successiva sia migliore rispetto a quella precedente, quindi in qualche modo no, questo processo continuo. E anche quello che tu citavi sull'eliminare un po' il concetto del prima e del dopo, del durante e del dopo, è una questione perché la visuale che voi avete è una visuale sicuramente di più lungo periodo e molto più precisa, e quindi magari dei momenti di calma piatta che possono apparire a un, diciamo, navigatore inesperto, in realtà per voi sono solo l'intervallo tra un bifragio e l'altro, no? Quindi, o tra il mare grosso e un altro mare grosso. Quindi, correttamente tu scruti l'orizzonte per vedere questi early warning e anche il momento in cui il mare è più calmo, per voi è un po' un momento non tanto per cullarsi, ma per prepararsi ancora meglio alla prossima tempesta perfetta che arriverà. L'importante è non perdere mai la rotta, ecco. E La rotta deve essere questo chiara. Ok? mi Se sembra che stia vogliamo dicendo. rimanere nell'esempio. Assolutamente. Quindi Bene. le attrezzature devono essere adeguate e la rotta deve essere chiara. Chiarissimo. E per tornare all'esempio, speriamo di non fare come Soldini che fa le navigate in solitaria. Il solitario, no, 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 ecco, in questo caso il solitario non va bene. In questo No. caso. Bisogna essere compatti, uniti, e integrati, perché da soli non ce la facciamo. Perfetto. Beh, allora anche guardando il tempo abbiamo pochissimi minuti a disposizione, un riassunto rapidissimo di quello che abbiamo un po' visto, quelle che potrebbero essere qualche, diciamo, qualcosa da portarsi via da questo webinar. Sicuramente abbiamo detto anche nell'ultimo intervento di Francesco, avere un long term resilience, o chiamatela come volete, ma la capacità di rispondere a eventi inattesi, avere delle strategie chiare che i leader devono supportare e devono guidare in condizioni di crisi. Questo non l'abbiamo toccato moltissimo oggi, ma la modalità di comunicazione, la modalità con cui i leader guidano e danno indicazioni per la gestione delle crisi o supportano i team operativi è fondamentale. Il board of director, il top manager deve essere crisis ready, quindi deve prepararsi a questa tipologia di attività, deve avere questo tipo di cultura interno, e vi assicuro non è un percorso, penso Francesco potrebbe parlare per ore, non è un percorso facile, non è un percorso semplice, è un percorso che prende molti molti anni e che deve vedere magari anche qualche momento nel quale effettivamente evidenze negative come quelle che stiamo vivendo aprono gli occhi anche più scettici. La capacità di capire il futuro, di leggere il futuro, la capacità di identificare, scrutare l'orizzonte è fondamentale, e qui diciamo si crea con una serie di capability, di intelligence, di capacità di fare fusion di dati diversi, di guardare anche segnali deboli, sono capability fondamentali. Fare in modo dopo questo periodo, in modo continuativo, come fanno le best practice, come la società di Francesco, che le lezioni e il crisis management diventi parte del business as usual, quindi che non sia qualcosa che si estrae dal cassetto alla bisogna, ma diventi parte integrante delle capacità delle operation aziendali. E l'ultimo, ma non ultimo, la capacità, soprattutto per chi fa il vostro lavoro, di avere una modalità con cui fare scenario planning che incorpori tutto e che sia in grado di essere flessibile, rapida ed efficace per essere gestita anche durante le crisi, come diciamo bussola per chi deve prendere delle decisioni. Quello che sicuramente vedremo nel futuro è che sicuramente, come dire, il Covid, come dicevamo prima, ha già lasciato diciamo, dei segnali, ha già lasciato qualcosa da noi e sta cambiando in maniera abbastanza inequivocabile quello che probabilmente sarà il nostro futuro operativo.
ho finito, vi ringrazio e se ci sono domande sono felicissimo di rispondere. Io, Francesco, e tutte le persone che sono intervenute. Beh, devo dire, vabbè, un po' di domande le abbiamo fatte fuori durante il webinar, che peraltro direi anche una forma molto più interattiva di gestirlo. Devo dire, il tempo è veramente volato, siamo all'ora e mezza e comunque con 150, più di 150 persone collegate, quindi voglio dire, evidentemente l'argomento e il tema è stato di sicuro interesse. Vedo che Chiara è comparsa a ricordarci lo slot è terminato. Farei un ultimo saluto, tra l'altro colgo l'occasione anche per fare gli auguri per buone feste, perché mi sa che questo è l'ultimo webinar prima del... No, ne abbiamo ancora... Va bene, allora lo rimando al prossimo... Vabbè, faccio gli auguri a chi non sarà presente al prossimo webinar. Via. Ormai siamo nella settimana, no, nei pochi giorni prima di Natale. Grazie veramente a Francesco Ceccarelli e Stefano Buschi, devo dire veramente interessante. E lascio a te Chiara a chiudere. Sì, ringrazio ovviamente anch'io i relatori, devo dire Stefano, sei stato perfettamente nei tempi, encomiabile la tua preparazione. Ricordo solo ai partecipanti che il video sarà disponibile da stasera, massimo domattina sul sito Arra e su YouTube. L'ultimo appuntamento prima delle vacanze di Natale è martedì prossimo con un webinar sul nuovo arbitro assicurativo insieme ad AGCS. E lascio l'ultimo saluto a Stefano e Francesco, che nuovamente ringrazio. Beh, io po non posso che lasciare gli ultimi saluti a Francesco, che ringrazio ovviamente tantissimo per il contributo, ringrazio voi per averci dato questa possibilità e ricambio anch'io quei saluti di Natale verso le persone che non vedremo prima di Natale. Vi ringrazio. Francesco, ti Grazie, ringrazio. grazie, grazie a tutti, grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Spero sia stato di interesse, io credo di sì. Emergono sempre spunti molto interessanti da questi confronti. Quindi grazie ad Arra, quindi è occasione anche per me per conoscervi più da vicino e buone feste a tutti, nei limiti di quello che si potrà fare quest'anno, però insomma un modo anche nuovo di vivere le feste natalizie. Grazie mille. Saluti a tutti. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata.